Ciao ragazze, allora prima di rimandarvi al tutorial del modulino vorrei dirvi di non scoraggiarvi, soprattutto nei primi passaggi a Brick Stitch. È una tecnica estremamente semplice e ci sono tantissimi tutorial sul tubo. Io l'ho spiegata in maniera molto easy, nel senso molto veloce, perché vi ripeto, ce ne sono tantissimi sul web ed è comunque una tecnica base abbastanza conosciuta. Comunque, spero di vederne tanti, perché gli orecchini sono davvero carini. Sì, vabbè, sono soltanto i primi passaggi un po' più lenti, però poi il modulo si sviluppa abbastanza velocemente nei passaggi successivi al Big Stitch. Per cui, vi rimando al tutorial, vi mando un bacio grandissimo. Mi raccomando, fatene tanti tanti perché sono veramente belli. Magari dal video non potete apprezzare la bellezza, ma anche questa decorazione molto particolare che a me piace tanto. È molto bello, non è grandissimo. Oddio. L'estate è molto bello. È bello, però non è esageratamente grande, ecco. Comunque, vi rimando al tutorial che mi sto dilungando. Un bacio a tutte, ciao! Ragazze, allora, nuovo video tutorial. In questo video vorrei realizzare con voi questo modulino qua. Questo modulo io l'ho realizzato partendo da una perla da 10 mm. Ho lavorato a Brick Stitch i primi due giri e poi stop. Dopodiché ho iniziato a lavorare con Super Duo perle mezzi cristalli. Ecco qui. È stato un parto davvero questo realizzare questo modulo perché il filo continuava a rompersi, era una roba allucinante, quella è stata una roba allucinante quella giornata lì. E in realtà avrei dovuto fare il tutorial di questo modulino qua che ho visto che vi piace tanto. Questo modulo qua l'ho realizzato partendo da una perlozza che dovrebbe essere un 8, no, un 10x8. Anche qui ho iniziato a lavorare a Brick Stitch nei primi due giri e corrispondono ai primi due giri di questa. Però qui dopo il Brick Stitch, ho iniziato a lavorare a peyote proprio tranquillamente. Guardate, allora abbiamo fatto i primi due giri a Brick Stitch. Dopodiché ho iniziato a lavorare a peyote, prima con le 8, poi con i cipollotti 3x4, poi ho ripreso le 8 e altri cipollotti. Poi, siccome la creazione era un attimino sbilenca, ho iniziato a fare questa decorazione. E nel momento in cui ho fatto questa decorazione, il modulo si è un attimino abbassato in avanti, come vedete. E poi ho dovuto farne un'altra dietro per far sì che rientrasse dalla parte opposta. Comunque, alla fine il modulo è molto rigido e molto carino. Io ne ho fatto un ciondolo. Se vi piace, comunque, io ve lo farò il tutorial. Lo sapete che comunque bisogna avere l'ispirazione per fare determinati lavori, ecco, quindi nel momento in cui avrò l'ispirazione, se volete, vi farò il tutorial senza problemi. Però, siccome poi domenica io ho realizzato questo, ho detto: ma visto che devo fare il gemello, ne ho fatto un orecchino, ho detto: visto che devo fare il gemello, ho detto farò il tutorial, così è più semplice anche per me. Allora, vi dico i materiali necessari per la realizzazione di questo modulino. Allora, abbiamo bisogno di due colorazioni di Rokai 110, anche se non è strettamente necessario, potete utilizzarne anche uno. Perle da 4 mm, mezzi cristalli da 4 mm, una perla da 10 mm, Rokai 80 e Super Duo che io ho dimenticato di mettere sul tappetino. Filo, ago, in questo caso io sto utilizzando filo Miyuki. Visto che ce la posso fare, vabbè, non è tanto a fuoco comunque. Allora, la prima cosa da fare è quello di prendere la nostra perla, infilare il nostro ago e andare a bloccare il filo. Io personalmente non faccio nodi, quindi faccio arrivare il filo fino ad un certo punto, dopo rientro all'interno della perla.
una volta, la seconda volta dallo stesso lato. Intanto tengo tirato anche sotto. E poi lo passo altre due volte dalla parte opposta. Ce la posso fare. O no? Uno e due. Comunque vabbè, io penso che lo sappiate fare tranquillamente questo passaggio. Allora, come vedete abbiamo i quattro fili, io li metto così perché poi dobbiamo andare a lavorare praticamente intorno a questa perlozza. Ecco qua. Allora, come comincio il lavoro? Prendo due perline 11-0, passo sotto il filo, tutti e due i fili. Qua, tiro bene e rientro all'interno della seconda perlina. Ecco prendo un'altra 11-0, passo sotto il filo. È la tecnica base, ragazze, quindi penso la sappiate un po' tutte, però vi faccio vedere. Passo sotto e rientro all'interno da sotto verso sopra nell'ultima perlina e tiro bene il filo. Ancora ve lo faccio vedere l'ultima volta, prendete la 11-0, passo sotto, passo sotto, sto usando il filo di nylon per aiutarvi a vedere meglio e rientro all'interno dell'ultima perlina. Ecco qui. E facciamo questo passaggio per tutto il giro fino a raggiungere. Allora, io in questa creazione qui, in questa perlozza, ho contornato la perla di 18 rocaie 11-0. Quindi l'importante è che sia un numero pari, quindi anche se utilizzate una perla di un'altra dimensione non è un problema. L'importante è avere un numero pari di rocaie 11-0 che contornano la perla. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua, una volta contornata la nostra perla, cosa facciamo? Ricominciamo un altro giro a brick stitch con le 11-0, ma in maniera diversa. Allora, sempre, partiamo sempre con le due rocaie 11-0. Se mi metti a fuoco perché già non è una tecnica. Ecco qui, finalmente sono riuscita a mettere a fuoco. Allora, praticamente adesso ricominciamo un altro giro con le 11-0. Prendiamo due 11-0 sul lago. Ecco qui, adesso ricomincia. E praticamente non, siccome abbiamo due perline, non dobbiamo andare sotto qua, ma dobbiamo saltare l'altra perlina, quindi qua tiriamo bene il filo e rientriamo all'interno, saliamo all'interno dell'ultima perlina inserita, quindi la seconda delle due. Ecco qua. È come fare un giro a brick stitch normalmente, però adesso cosa dobbiamo fare? Ad ogni presa dobbiamo mettere due perline. Vi faccio vedere. Quindi prendiamo due perline 11-0. È come stessimo lavorando a brick stitch normalmente, soltanto che prendiamo le due perline in modo da formare un picot. Quindi sotto il filo successivo tiriamo e saliamo nell'ultima perlina. Ecco qua. Come vedete, si forma il picot. Prendiamo altre due perline sotto il filo successivo subito. E rientriamo nell'ultima. Ecco qua. Vedete come si sistemano? Tutti a picot. Quindi altre due. Rientriamo quindi sotto il filo successivo subito. E risaliamo nell'ultima perlina. E
E facciamo questo per tutto il giro. Arrivati all'ultimo, vi faccio vedere come fare. Ecco qui, come vedete, siamo arrivati all'ultima perlina. Praticamente dobbiamo soltanto prendere una 11-0 e inserirci nella prima perlina di questo giro appena fatto. Andiamo giù e risaliamo su. Saliamo su, ce la faccio. Saliamo su, poi dobbiamo riscendere giù perché dobbiamo aggiungere un'altra perlina qui. Guardate, quindi noi scendiamo in questa perlina, risaliamo qui. Prendiamo una 11-0 e riscendiamo per formare l'ultimo picot. Adesso usciamo da una delle 11-0 del picot, quindi queste qua, e abbiamo finito il nostro lavoro a brick stitch praticamente. E adesso dovremo continuare a fare tessitura normalmente. Allora, il prossimo passaggio sarà quello di inserire in maniera alternata una 11-0 e rientrare quindi nella perlina successiva ad una 8-0. Io sto utilizzando le Miyuki in questo caso, queste qua argento sono Miyuki. Quindi continuate così per tutto il giro, una 11-0, una 8-0 in ogni spazio in maniera alternata. Ok, allora il prossimo passaggio da fare sarà quello di fuoriuscire da una 8-0 e inserire sul nostro ago una 11, una perla da 4 mm e una 11. Io sto utilizzando le 11-0 dell'altra colorazione che sono delle Toho, quindi usciamo dalla 8-0 e rientriamo all'interno della 8-0 successiva e facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui, il prossimo passaggio da fare è quello di fuoriuscire da una perla. E oggi non ne vuole proprio sapere. È quello di fuoriuscire da una perla. Inserire due rocaie 11-0 della prima colorazione. Tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi che servono anche le 15. Quindi 2 11, una 15 e 2 11. Uscite dalla perla e vi inserite nella perla successiva. Dovete fare questo passaggio per tutto il giro, non preoccupatevi se il lavoro si arriccerà, perché comunque nel giro successivo tutto si aggiusta. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua come ci ritroviamo. Adesso fuoriusciamo dalla 15-0. Inseriamo sul nostro filo una 11-0 della seconda colorazione, 3 super 2, 1, 2, 3 e un'altra 11-0. Ecco qui la sequenza e ci inseriamo nella 15-0 successiva. Ecco qua. Anche in questo caso non preoccupatevi perché tanto dopo mettiamo tutto a posto. Un'altra 11, 3 super 2 e una 11. E ci inseriamo nella 15 successiva. Ecco qua. Fate questo passaggio per tutto il giro. Ecco qua come ci ritroviamo. Come vedete, il modulo è abbastanza sbilenchino. Quindi, noi cosa facciamo? Fuoriusciamo da una super 2 e inseriamo tra le super 2 una 11-0. Quindi, una 11, tirate bene il filo. Invece, nello spazio più largo inserite un mezzo cristallo da 4 mm. Così. Ancora una 11. Una 11. E un mezzo cristallo. Quindi dovete fare 11, 11, mezzo cristallo per tutto il giro. Ecco qui come ci ritroviamo. Come vedete è abbastanza dritto, però ancora un po' molliccio. Quindi adesso noi lo andiamo a rinforzare facendo questa decorazione qui. Vedete?
Se volete farla di un altro colore, secondo me è ancora meglio, così si vede di più rispetto, create un po' più di contrasto rispetto a quello che ho fatto io. Allora, cosa dobbiamo fare per fare questa decorazione? Molto bella, secondo me. Voi uscite dal mezzo cristallo, inserite 6 rocaille 11-0, 4, 5, 6 e praticamente dovete tornare indietro. Quindi non dovete andare qui, ma tornare indietro e inserire. Dovete inserirvi nella rocaille che si trova sotto la perla, però dal lato opposto. Quindi non dovete andare in avanti, ma dovete tornare indietro. Vedete? Adesso altre 6 rocaille 11-0. 5, 6. E rientrare all'interno di questo mezzo cristallo, ma non da qui, ma da qui. Quindi al contrario. Uscite dalla Super Duo. Dalla rocaille 11-0 inserite 3 15 e mi inserite nella rocaille successiva. Uscite anche dal mezzo cristallo. Arrivate qui. Vi faccio vedere come si crea quel tipo di decorazione. Uscite dalla 11, inserite 3 rocaille 15 e vi inserite nella 11 successiva, nella Super Duo e nel mezzo cristallo. Ok? Inserite 6 rocaille 11, 6 e mi inserite come prima nella rocaille che si trova sotto la perla. Quindi qua. Ok. Vedete? Adesso dovete inserire due rocaille 11. Inserirvi nelle due rocaille centrali delle 6 che si trovano qui, quindi queste due. Vedete? Inserite due rocaille, vi inserite in queste due, prendete altre due rocaille e vi inserite nel mezzo cristallo. Vedete come si fa la decorazione? Ve lo faccio rivedere, vado un po' più avanti e ve lo mostro nuovamente. Allora, vi faccio vedere nuovamente la decorazione. Allora, inserite 6 rocaille 11. Vi inserite nella rocaille centrale che si trova sotto la perla, qui, vedete? Adesso, siccome noi adesso dobbiamo rientrare per fare la decorazione nel mezzo cristallo partendo da qui, allora prendiamo due rocaille 11, utilizziamo le due rocaille 11-0 di questa decorazione, quindi le due centrali. Ragazze, non vi scoraggiate perché è una cosa semplicissima. Dovete soltanto capire il meccanismo. 2 rocaille 11, se ce la faccio a uscire. Praticamente noi ne prendiamo due, utilizziamo le due che ci sono già qui nella decorazione e aggiungiamo altri due per arrivare a 6. Quindi entriamo nel mezzo cristallo. Adesso fuoriuscite, andate avanti, fuoriuscite da questo, ne inserite 6, vi inserite in questa perlina, poi ne inserite 2, vi inserite in queste due perline, altre due, vi inserite nel mezzo cristallo qui e lo fate per tutto il giro. Allora, quando arrivate all'ultimo modulino, come vedete, avete una decorazione da 6 qua e un'altra da 6 qua. Quindi cosa facciamo noi? Usciamo da questo mezzo cristallo, inseriamo 2 rocaille 11. Passiamo nelle due centrali, 1 e 2, così, tiriamo il nostro filo, altre
2 e ci inseriamo nella perlina sotto la perla, quindi nella 11.0 sotto la perla e tiriamo. Vedete? Altre 2 vi inserite nelle due centrali delle 6 da quest'altra parte. Vedete? Opla. Altre 2 e vi inserite nel mezzo cristallo. Ecco qua, il vostro modulo è pronto. Adesso ripassate se riuscite un'altra volta all'interno delle perline. Il nostro modulino è pronto. Ecco qui che i nostri orecchini sono pronti. A me piacciono tantissimo, soprattutto perché ci ho messo una barca di tempo per farli, però sono abbastanza soddisfatta. Adesso non mi manca di mettere le monachelle o il perno, non so, vedremo. E niente ragazze, un bacio a tutti, spero di vederne tanti. Ciao!